Ciao a tutti ragazzi e bentornati su un nuovo episodio di Leak of the Week. È una serie che non facevo da tantissimo, ma siccome questa settimana ho studiato un leak che mi sono creato, quindi per me è stato il Leak of the Week, per voi, visto che è sabato, per chi guarda il video appena uscito e se non sei iscritto, iscriviti al canale, così ogni sabato ci sarà un nuovo video da guardare. E dicevo, questo leak che per me, insomma, è stato oggetto di studio durante questa settimana, ho pensato quindi di condividerlo con voi perché è un argomento che forse sul canale ho portato un po' poco. E l'argomento è proprio lo sweep picking. Il leak che ho creato è un leak breve, corto, però ha degli spunti interessanti e fa così. Come ho detto, il leak è abbastanza breve, abbastanza corto, ma comunque ha dei piccoli spunti, armonici e tecnici che secondo me vale la pena discutere. Il leak l'ho contestualizzato così con una piccola base, una piccola backing track, dove in realtà semplicemente c'è un power chord di Mi. L'armonia che sottintende è un'armonia di Mi minore, non ho specificato se dorico, diciamo Mi minore e basta, e se non sbaglio in realtà il leak non va mai a toccare la sesta, quindi potrebbe essere sia eolio che dorico, non frigio perché la nona invece viene toccata. È un po' di tempo che sto cercando di integrare nel mio fraseggio delle frasi con degli arpeggi, perché trovo che siano degli intervalli interessanti da utilizzare nel proprio fraseggio e da integrare con i lick invece più scalari. Bruttissimo dire questa parola, però i lick che si basano più su delle scale. Quindi diciamo che alternare i lick con intervalli più stretti, come appunto quelli delle scale, e intervalli più larghi, come quelli degli arpeggi, è secondo me un buon modo per avere una varietà, così intervallare, ok, del proprio fraseggio. Cercando quindi di creare dei fraseggi con lo sweep picking, che è una delle tecniche che si possono utilizzare per suonare degli arpeggi sulla chitarra, è venuto fuori questo lick. Questo lick è composto principalmente di due arpeggi, un arpeggio che è quello di Sol major 7, questo, e un arpeggio invece che è quello di Si minore con la quarta, undicesima se vogliamo, che è questo. E poi Si minore settima. Questi due arpeggi in realtà li vado a suonare su un Mi minore. Questo perché in questo modo, suonando degli arpeggi che conosco, come questo appunto di Sol major 7, vado proprio a suonare le estensioni di Mi minore nona. Nella fattispecie questa è la terza, quinta, settima minore, nona, quinta giusta, settima minore e di nuovo nona. Questa è una, in pratica, una superimposizione di un arpeggio, cioè vado a suonare un arpeggio, quindi proprio Sol major 7 su un altro accordo per suonare i suoi colori. Stessa cosa la faccio qui con questo bell'intervallo, ok, che riconoscete, che però, siccome è una quarta, è in un punto dove tendenzialmente non si suona, è secondo me una sonorità interessante, arrivando proprio da qua. Questa sonorità mi stuzzica, ok, l'orecchio e quindi l'ho inserita in questo fraseggio. Qua le note che andiamo a suonare sono la quinta, relativizzando tutto a Mi minore, ovviamente. Andiamo a suonare la quinta, la settima minore, la nona, poi la quarta, quindi o l'undicesima. Questa è la quinta e poi di nuovo l'undicesima. Se invece continuo con Si minore 7, ho proprio di nuovo quinta, settima minore, nona, quarta o undicesima sempre, settima minore, nona e di nuovo undicesima che poi posso tirare
alla quinta, che è inserita qui nella pentatonica. Ok. Infatti il lick, come è stato suonato, l'ho suonato appositamente dopo una piccola frase, proprio per contestualizzare queste frasi in un contesto più di musica vera, cioè quello che ho fatto cercando di mettere una base e suonarci sopra è proprio per non creare dei lick che siano inutilizzabili, belli, ma fini a se stessi, ma che possono essere utilizzati in un contesto come quello che avete appena sentito. Da un punto di vista tecnico, un consiglio che posso darvi è quello di cercare di andare a utilizzare il pixelating più appropriato, ovvero quando la sweep ha una direzione ascendente, come in questo caso, quindi quando vado dalle corde più gravi a quelle più acute, vi consiglio di utilizzare un downward pixelating, cioè l'inclinazione del plettro in questo senso. Mentre quando faccio la stessa cosa, ma al contrario, vedete che l'inclinazione del plettro diventa upward pixelating. Cioè il plettro inclinato in questo modo. So che sembra una banalità, però tante volte una buona fluidità per un passaggio in sweep picking può dipendere dal fatto che non seguiamo questo tipo di tendenza. C'è chi preferisce magari curvare il plettro in questo modo, ok, per diminuire l'attrito. Ma ha un suono, secondo me, un pochino più spigoloso, che può essere piacevole, però è una scelta personale. Tra l'altro, se la parola pixelating non sai bene cosa sia, ho fatto una serie di video a riguardo e ho anche un corso su questo argomento. Lo trovi in descrizione. Tra l'altro, ho deciso di metterlo in sconto, visto che era moltissimo che non lo mettevo più in sconto, per cui se ti interessa la cosa, puoi approfittarne cliccando il link sotto in descrizione. Questo lick in sweep picking non è un lick molto veloce, è una sweep diciamo abbastanza lenta, ma fatta così lenta cercando di scandire bene la ritmica non è assolutamente facile. Questa è stata un po' la sfida anche per me durante questa settimana, cercare di avere appunto una ritmicità buona, quindi con tutte le note che si sentissero e che fossero ben separate l'una dall'altra, cercando di avere un movimento fluido e piacevole. Una cosa che spesso mi ripeto quando magari c'è qualche passaggio che non mi viene, di cercare proprio il piacere del movimento e sentire bene il suono mentre sto suonando. Anche questa può sembrare una banalità, ma tenere a mente queste cose durante un'esecuzione, specialmente quando magari uno la deve registrare, che tendenzialmente è teso, può sicuramente aiutare ad avere dei risultati migliori. Io spero che questo leak vi sia piaciuto. Vi lascio il link sotto in descrizione per scaricare la trascrizione e la backing track. In questo caso è gratuito, ma se volete lasciare una piccola mancia, di sicuro non mi offendo. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e considerate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video che farò. E anche per oggi questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Fu!